Buongiorno e cari tutti. Oggi voglio parlarvi della ricerca bibliografica di base e in particolare della banca dati Business Source Complete. Per arrivarci possiamo partire dal sito del sistema bibliotecario e inserendo SBA Uniroma 3 su Google oppure, come sto facendo io, posizionandomi dall'home page di Ateneo. Da qui vado su Ateneo, Biblioteche, seleziono il primo link ed ecco che sono sul sito dello SBA. Qui vedete i maggiori servizi messi a disposizione dal sistema bibliotecario e di cui il principale è Roma 3 Discovery, il nostro catalogo online su cui si possono reperire i documenti sia virtuali che fisici e che mette a disposizione l'Ateneo. Tuttavia, per lavorare sulle banche dati è preferibile andare sulla pagina nativa della risorsa e per far ciò andiamo su risorse elettroniche. Elenco alfabetico ed ecco che abbiamo l'elenco di tutte le banche dati di Roma 3. Il nuovo sito ci consente anche di posizionarci direttamente sull'area disciplinare di nostro interesse, in questo caso economia. Ecco qui che abbiamo un elenco molto più snello, agevole e fruibile. Vedete, il secondo risultato è proprio quello che interessa a noi. Per arrivare alla risorsa dobbiamo cliccare su il simbolo dell'Ateneo, se ci troviamo appunto all'università, e direttamente riconoscendo l'IP andremo sulla pagina che stiamo cercando. Invece se lavoriamo da casa, come la maggior parte di noi in questo periodo, andremo su Proxy e poi inseriremo le credenziali di Ateneo. A meno che non stiamo lavorando in VPN, in rete VPN, in questo caso ci comporteremo come se ci trovassimo in Ateneo. Ecco, io non ho bisogno di inserire le credenziali ed eccomi sulla maschera di ricerca di Business Source Complete. Questa è la banca dati più importante, più estesa e più utilizzata inerente l'area di economia. E, ha un'offerta formativa amplissima, come andremo a vedere. Contiene essenzialmente articoli desunti da periodici accademici, ma non solo. Abbiamo working paper, abbiamo ebooks, abbiamo studi di settore, dati aziendali, bibliografie, profili di aziende, profili di paesi e SWOT analysis, che poi andremo a vedere in maniera più approfondita. La SWOT analysis è uno strumento molto utile quando stiamo indagando, ad esempio, un'azienda e stiamo conducendo una ricerca di economia aziendale e vogliamo avere il focus su un particolare progetto o una particolare compagnia. La SWOT analysis è una strategia che ci consente di approdare alla modalità decisionale e ottimale al fine del conseguimento di un obiettivo, in questo caso aziendale. E contempla questo tipo di ricerca quattro indicatori standard che sono la forza, la debolezza, l'opportunità e la minaccia e poi andremo a vedere nel dettaglio. Intanto osserviamo questa maschera in cui io andrò a lavorare in lingua inglese, poiché essendo una piattaforma internazionale tutti gli autori preferibilmente pubblicano in inglese, anche se non sono di lingua madre. E abbiamo anche documenti in altre lingue, ma sono in numero minoritario. Vedete che qui abbiamo i filtri che possiamo inserire, il tipo di pubblicazione, l'Academic Journal, un book, un case study, una SWOT analysis, appunto un working paper, il tipo di documento, articolo, bibliografia, biografia. Possiamo inserire anche un range temporale. In questo caso io parto da questa selezione di default che mi dà la ricerca avanzata e noi bibliotecari sempre suggeriamo di preferirla perché è maggiormente esaustiva e mirata in fase di ricerca. E qui inserisco una stringa che in termine tecnico è quell'insieme di parole che sintetizza il tipo di ricerca che io sto conducendo e indica qual è l'ambito che voglio indagare. In questo caso ne mettiamo una molto generica per avere contezza proprio della quantità di informazioni che possiamo reperire. Corporate Governance.
ovvio. Vedete che subito qui ho la possibilità di condividere la mia strategia di ricerca, di salvare il link permanente e poi successivamente partire qui per il mio lavoro, partire da qui per il mio lavoro, creare un avviso email che mi informi quando l'elenco che ho trovato sia eventualmente implementato da nuovi accessi e da nuove informazioni e documenti. Ecco qui che mi restituisce ben 44.740 risultati, quindi possiamo dire che su queste grandi piattaforme, in particolare Business e Source Complete, abbiamo un overload information, ma questo non ci deve spaventare, perché poi tramite filtri, tramite altre metodologie, possiamo agevolmente restringere il nostro campo e rendere efficace la nostra ricerca. Qui continuiamo ad avere i filtri che posso inserire in qualunque momento. Vedete, abbiamo video, abbiamo vari tipi di documento. Poniamo che mi interessi questo. Ecco che clicco sul primo risultato. Ho subito una scheda esaustiva con informazioni fondamentali, l'autore, il tipo di documento, il soggetto, che è quell'insieme di termini, di parole, di concetti, di relazioni che esprime il contenuto del documento, l'argomento trattato all'interno di esso. Abbiamo un abstract molto utile e vedete qui, vi invito a fare attenzione a questo dato, la fonte, e cioè il periodico elettronico da cui è stato desunto l'articolo. Non mi resta che cliccare sopra, volendo vedere di quale periodico si tratti, e ho qui una scheda del periodico. Accanto posso cliccare sugli anni. Aspettiamo che si apra, e consultarne, come se l'avessi in cartaceo, il sommario. Ecco qui, posso andare per esempio su questo volume e scorrerne il contenuto. Qui vedete, ho tutti i dati riguardanti il periodico, compreso l'ISSN, che è International Standard Serial Number, è un numero internazionale che identifica in modo univoco la pubblicazione seriale, quindi anche il periodico. E in questo modo, anche in caso di omonimia, io, facendo riferimento a questo numero, ho la certezza di star consultando proprio il periodico che mi interessa. Ecco, andiamo avanti. Poniamo che adesso io voglio consultare l'articolo. Vedete che qui posso consultarlo in PDF e in HTML. Il testo in PDF è sempre preferibile perché è il formato originale del documento. HTML, voi sapete che è un linguaggio che traduce contenuti web in un file di testo e quindi mi restituisce il contenuto ma non la forma originale. In questo caso quindi clicco sul PDF, ecco qui il mio articolo. Qui ho anche ragione della sua estensione, sono 28 pagine, a questo punto me lo posso inviare per mail, lo posso scaricare, lo posso cioè stampare, lo posso scaricare sul mio PC e successivamente quindi anche salvarlo su pennetta. Vedete quindi che è molto semplice. Eccolo qui a testo pieno. Proviamo ora a cercare un altro documento di questa lunga lista, ad esempio. Mi posiziono qui, ho sempre la mia scheda, ma non ho indicazione né di HTML né di PDF. Allora cosa faccio? Clicco e mi rimanderà alla pagina del Discovery. Ecco qui, mi dà un'altra piattaforma alternativa da cui scaricare il documento. Ovviamente per ragioni di opportunità e di sintesi informativa, difficilmente troverò lo stesso abbonamento su
due piattaforme e quindi in questo caso non sono andati a sovrapporsi, non è su Business Source Complete, ma da qui posso andare e avere il mio documento. Proviamo adesso a cercare ancora un altro risultato. Proviamo questo, clicco sopra o direttamente su Check for Full Text e mi dà ancora un'altra risposta, ossia che la ricerca non ha prodotto alcuna corrispondenza nelle risorse della biblioteca. Ma anche di fronte a questa impossibilità di ottenerlo immediatamente non mi devo arrendere, poiché potrò accedere a questo documento avvalendomi di uno dei tanti servizi che ci mette a disposizione il sistema bibliotecario di Roma 3, ossia il Document Delivery. E l'utente può scrivere alla biblioteca indicando il documento che sta cercando e a quel punto saremo noi bibliotecari a richiederlo ad altre università o istituzioni sia nazionali che internazionali e così lo avremo scannerizzato o in altra forma e potremo fornirlo al nostro utente. Visto che siamo qui, voglio farvi vedere anche un'altra cosa. Alcuni periodici elettronici, per ragioni di politiche editoriali, non sono accessibili virtualmente nelle ultime annate, negli ultimi 14 mesi, a volte 2 anni. In gergo tecnico si chiama embargo. Quindi è possibile che io, andando a cliccare ad esempio sul 2020 e il 2019, non riesca ad aprire il sommario di un determinato periodico. Proviamo a cercare da qui. Of Economic Journal of Economic Literature, vedete? Riconoscerete l'acronimo GEL, che è il tipo di collocazione che abbiamo scelto per la nostra biblioteca e comune a moltissime biblioteche in tutto il mondo. È un modo per classificare e catalogare e ordinare i libri, soprattutto quelli, esclusivamente in questo caso, relativi all'ambito disciplinare di economia, e rende molto fruibile anche la collezione fisica della biblioteca. Andiamo a consultare appunto il nostro periodico, che è uno di quelli fondamentali per le ricerche di scienze economiche. E subito mi dice, vedete che infatti è su più piattaforme, perché è contenuto in vari abbonamenti, essendo di assoluto rilievo, ci dice che però non sono disponibili gli ultimi 2 anni, qui addirittura gli ultimi 3 anni, quindi posso sincerarmi della disponibilità del periodico controllando sul nostro Discovery. Ora cambiamo ulteriormente strategia di ricerca e vediamo altre possibilità. Voglio utilizzare in maniera più completa la mia maschera e cambiare argomento. Allora, voglio avere informazioni sull'Unione Europea, un settore di grande rilievo e attualità, molto indagato dai nostri studenti e ricercatori, European Union, però in questo caso aggiungo un altro filtro, ossia l'autore. Seleziono proprio autore dal menu a tendina e voglio vedere cosa ha scritto Mario Draghi a tal proposito. Do invio. Mi dice non è possibile ritrovare risultati, utilizzare la ricerca Smart Text. A questo punto a me non resta che cogliere questo suggerimento e mi sta semplicemente dicendo di cambiare strategia. E lo Smart Text infatti è un algoritmo che traduce le parole che io ho inserito nel linguaggio naturale, nelle mie stringhe, confrontandole con quelle contenute nel database e attribuendo ad ogni termine una pertinenza specifica che mi restituirà un elenco ordinato e ragionato in cui saranno contenuti gli argomenti che io ho voluto indicare con la mia maschera di ricerca. Quindi devo solo cliccare su cerca
E vedete che infatti abbiamo due articoli scritti dal nostro Mario Draghi riguardo l'Unione Europea. Poi posso ulteriormente cambiare chiavi di ricerca, cercare altro, ma vedete che ho subito avuto i risultati che cercavo. Voglio ulteriormente restringere il campo e cambiare prospettiva. Vediamo, riguardo l'autore Amartya Sen e l'economista premio Nobel, cosa ha scritto riguardo i paesi in via di sviluppo. Dico cerca. So che è un ambito di lavoro preminente per il nostro autore e ho 49 risultati, che non sono pochi, sebbene sia sempre un elenco più facilmente gestibile rispetto a quello che abbiamo visto con la prima ricerca estremamente generica. Seleziono un ulteriore campo però, ad esempio scelgo termini geografici, India, il paese di origine del nostro autore, e dico cerca. Da 49 siamo scesi a 9 documenti. Ecco, adesso invece proviamo proprio a inserire un filtro, quelli che vi facevo vedere all'inizio e che possono tornarci davvero molto utili. Andiamo su ricerca avanzata direttamente e cerchiamo la nostra SWOT analysis. Non mi resta che selezionarlo e inserisco Environmental. Ecco, la gestione ambientale. Clicco e mi dà 18 risultati. Vedete? Anche con il testo in PDF. Clicco sul primo documento. Vado al testo in PDF. Ecco che ho un documento di 9 pagine, pubblicato sulla piattaforma MarketLine. Ecco qui gli indicatori di cui vi parlavo. Sono appunto la forza, la debolezza, l'opportunità e la minaccia. Sono 4 indicatori ragionati che sono internazionalmente riconosciuti e accademicamente rilevanti e quindi so che cosa sto cercando e come si svolge una ricerca SWOT analysis e me ne posso avvalere in molti casi, ad esempio quando anche sto lavorando su un case aziendale, su un case studies. Torniamo indietro, vedete, voglio farvi notare come sia la scheda completa esattamente come per qualsiasi altro documento. Mi dice il tipo di documento, mi dice anche qui gli argomenti espressi nel soggetto o nei soggetti, mi dice l'azienda che ha commissionato la nostra analisi, in questo caso la Veolia, un'azienda francese. Andiamo a ricerca avanzata di nuovo, torniamo alla maschera originale. Adesso voglio proporvi come ultimo esempio, la ricerca di un articolo, che è una semplice e assolutamente importante. In questa banca dati noi non abbiamo limite di stringa, come vi dicevo, quindi possiamo inserire qualsiasi termine, anche un intero titolo, persino un intero abstract. Quante volte capita lavorando di trovare in bibliografia un articolo che troviamo interessante e di cui vorremmo conoscere il contenuto del relativo documento, inserire questo titolo in una piattaforma come la Business Source Complete o anche altre è sicuramente una strategia vincente che può portare un ottimo risultato. Proviamo a inserire Investigating. In questo caso seleziono direttamente il titolo perché so che è questo il titolo esatto.
avvio e vedete, ho puntualmente un solo risultato, proprio l'articolo che stavo cercando. Ecco, ho anche qui il testo in PDF. Ecco qui, non vado nemmeno nella scheda di ricerca, vado direttamente al contenuto pieno e ho il mio articolo. Bene, spero che questa breve dissertazione vi sia stata utile. Per qualsiasi dubbio o ulteriori informazioni potete contattarmi alla mail di Ateneo. E quindi per il momento vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro a tutti.